Miei carissimi, al tempo del coronavirus, dici che c'è da ridere? Infatti nulla, finora ero veramente giù e triste, però l'idea di fare un video mi ha risollevato un po', come fare quattro chiacchiere con degli amici che, seppure stiano vivendo tutti insieme un qualcosa di terribile, però trovano quegli aspetti goliardici che ci salvano sempre un po'. Allora, qual buon vento mi porta per questi mari? Proprio ieri, felicissima, noto che mi arriva la notifica di un video, quello di Alessandra del canale La Pinap dei Libri, che adoro ascoltare, perché le persone, con tanto da dire, a prescindere dall'oggetto, ti forniscono sempre un fluire di parole che ti è gradito. Così come mi succede con Alessandra, quando parla sia di libri che rientrano appunto tra i miei gusti, sia che non lo siano e non rientrino tra le proposte letterarie che in genere riescono a catturarmi. Ma premesso tutto ciò, il video di Alessandra ieri aveva un fil rouge, ovvero, atteso il periodo particolarmente duro che stiamo attraversando, e dell'obbligo che abbiamo nel dover rimanere a casa per arginare questo contagio, allora sulla falsariga di questa situazione, Alessandra ha proposto un video in cui consigliato cinque libri con a tema casa. E ovviamente avrete il link al suo video in descrizione, quindi andatelo a vedere, ma senz'altro l'avrete già fatto, dove video tra l'altro che lei introduce con un appello molto accorato, che davvero vi invito ad ascoltare. Ma questi cinque libri nella mia mente, anche rispetto a un consiglio letterario che le ha dato, si sono trasformati in cinque film. Ovvero, nel momento in cui lei ha invitato eventualmente a replicare questa tipologia di video, io nei commenti le ho detto: che ne dici se al posto dei cinque libri indico cinque film con a tema, diciamo, predominante la casa? E lei ovviamente mi ha risposto carinissimamente sì, sia libri che film, magari i libri comunque li farò, però era nell'immediato mi è venuto in mente questo ambito. E così vi propongo, sulla scia di Alessandra, cinque titoli di film con al centro il tema casa. Allora, il primo film di cui vi parlo è proprio uno di quelli ispirati a uno dei consigli letterari che proprio Alessandra vi dà e che io ho amato tantissimo in quanto appunto trasposizione cinematografica, ma del quale non ho letto il libro a cui si è ispirato, perché non riesco a leggere questo autore,
E mi sto riferendo al film Misery non deve morire. Misery non deve morire, ispirato chiaramente al libro Misery di Stephen King. Perché ovviamente questo primo titolo? Perché, come ha già indicato Alessandro, cosa succede nella storia? Perché la casa è predominante? Perché la nostra protagonista deciderà di agire in maniera più che atipica per una fan rispetto al suo idolo, ad uno scrittore che a cui la nostra protagonista si era molto affezionato rispetto alle storie appunto che scriveva e che deciderà quindi di risolvere, tra mille virgolette, la questione trattenendo, e vedrete come se non lo avete visto, questo scrittore in una casa. Quindi Misery non deve morire, un film bellissimo con Kate Bates che è davvero mirabile in questo suo ruolo. Il secondo film invece di cui vi voglio parlare è un film che ho apprezzato tantissimo, molto vecchio, ma l'ho visto credo 3 o 4 anni fa, 2 o 3 anni fa, ed è un classico, ed è un classico diciamo dell'horror, anche se non è il mio genere, ma i capolavori non hanno confine. Rosemary's Baby. Rosemary's Baby. È di Roman Polanski. Io ho un rapporto molto travagliato, infatti non ero molto convinta di consigliare questo film, semplicemente perché Polanski ha una serie di pesi che gravitano intorno alla sua figura che non me lo fanno stimare, però fino in fondo è da vedere, da valutare, l'opera prescinde. In ogni caso vi consiglio Rosemary's Baby perché è il tema case, perché il tutto inizia quando questa giovane coppia si sposa, appunto, e inizia una nuova vita, la nuova vita matrimoniale, trasferendosi in questa casa caratterizzata da una serie di fatti, da vicini che hanno anche un ruolo abbastanza importante e quindi da una serie di fatti che ad un certo punto accadono proprio in virtù di questo trasferimento, questa casa. È un film molto molto bello, molto inquietante, ispirato anche questo al libro ed è un classico imperdibile. Attenzione perché ci sarà una gravidanza, immaginate, collocato nel genere horror, insomma, un film di tutto rispetto. Il terzo film che vi consiglio ha come tema casa, secondo me, in maniera commovente. Io questo mando a Frida, la biografia di Frida Kahlo con protagonista Salma Hayek, bravissima, bellissima, bravissima, che interpreta Frida. E perché parlo della casa? Perché Frida
ovviamente è la biografia della grande pittrice Frida Kahlo. Quindi dicevo, Frida ad un certo punto della sua vita subisce un incidente davvero dalle proporzioni inenarrabili. E io che quest'estate mi sono operata, ho avuto questo intervento al braccio, ho veramente sofferto, mi veniva sempre in mente lei perché questo suo incidente è stato caratterizzato da uno scontro nell'autobus dove le si sono infilzati ogni genere di ferro e ferraglia. E la casa perché? Perché lei diventa ciò che sarà, quindi pittrice, eccetera, 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 proprio perché è obbligata a una lunga, lunghissima convalescenza, ancora prima stato di fermo per questa condizione, che appunto le porterà per esempio a fare i suoi famosi dipinti nel momento in cui lei è stesa nel letto, quindi questa sofferenza, questi quadri che trasfondano un enorme dolore. Quarto film è un film del mio amatissimo François Truffaut. Ed è La signora della porta accanto con udite, 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 Fanny Ardant e Gérard Depardieu, due attori magnifici. Fanny Ardant, meravigliosa, la trovo splendida. E perché La signora della porta accanto? Perché è la storia di una coppia che si ritrova dopo tanti anni e due vite completamente allontanatesi, quindi con nuovi aspetti e nuove caratteristiche, si rincontrano proprio perché lei va a vivere vicino a quest'uomo con il quale aveva avuto una relazione. E visto che, come si dice, non siamo in una grande città dove tutti si disperdono, ma in un luogo ameno, attenzione, dalle due case cosa succederà. Quindi La signora della porta accanto. Ultimo, ma non per ultimo, anche perché ha vinto proprio quest'anno la Palma d'Oro di Cannes, ed è Parasite. Parasite, sono andata a vederlo al cinema, sono rimasta scioccata. Devo dire che tutti dicono che sia bellissimo ed è bellissimo, però secondo me non è il termine esatto perché è disturbante. Io sono uscita dal cinema dicendo a me stessa: è un bel film, bellissimo film, veramente molto bello, ma tanto bello quanto davvero pessimo dal punto di vista della descrizione di certi comportamenti umani. E Parasite perché? Perché c'è questo scontro tra classi sociali e dove si perpetra proprio all'interno, nel luogo di elezione di una delle famiglie, quindi della più ricca, che si vede appunto invasa da questi parassiti
parassiti da questa famiglia proprio nell'intimità della propria abitazione. E da lì succederanno una serie di fatti, di eventi che vengono anche scanditi dalla sovrapposizione di luoghi e ambienti della casa. È un film davvero molto, molto bello che vi consiglio. Quindi, questi sono i miei 5 consigli cinematografici. E vedremo se fare anche quello di relativo ai libri. Io ringrazio Alessandra, vi rimando il video e un bacione, a presto.